Minacciano lo sciopero generale i dipendenti dell'ASL di Salerno che questa mattina, riuniti dalle sigle sindacali, hanno rivendicato i loro diritti, soprattutto in merito al rinnovo del contratto di lavoro attraverso un sit-in in via Nizza, sede dell'azienda sanitaria locale. L'azienda, secondo le critiche del sindacato, ha bloccato i processi di stabilizzazione e quindi la trasformazione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato, addirittura gli operatori che hanno raggiunto, se non addirittura superato, i 36 mesi di lavoro previsti dai requisiti di legge. Di questi lavoratori ci si ricorda solo nei momenti di emergenza, quando si trasformano in eroi, hanno ribadito i sindacati. C'è un'assemblea che riguarda tutti i dipendenti dell'ASL Salerno, c'è un immobilismo totale da parte della direzione strategica, è stata interrotta l'attribuzione della fascia della progressione economica orizzontale a tutti i dipendenti dell'ASL dopo un accordo sindacale che parte dal 10 giugno del 2021. Ovviamente ci sono questioni molto importanti come quelli della mancata stabilizzazione dei precari che hanno già raggiunto i 36 mesi per la legge Madia, ma la mancanza di concorsi interni. Questa azienda decide di convenzionarsi con altre aziende regionali per acquisire professionalità che già sono presenti al nostro interno e quindi potrebbero essere valorizzate. Ma ci sono anche cose ovviamente più minime ma importanti come quelle del diritto allo studio, della legge 104 che non vengono concessi, ci sono tutti dei rallentamenti che ovviamente noi sindacati e soprattutto i lavoratori non possiamo sopportare. Quindi siamo qui, abbiamo richiamato i lavoratori a questa mobilitazione, continueremo a farla e ovviamente se non ci saranno delle risposte saremo pronti ovviamente a dichiarare lo sciopero generale. Siamo in una fase storica molto importante dove la centralità della sanità e della pubblica amministrazione è sempre più importante e quindi c'è bisogno che ci sia un'azienda che valorizzi i dipendenti che non possono essere eroi soltanto quando sono in corsia, ma poi quando devono essere valorizzati ce ne dimentichiamo. Cadono le progressioni economiche orizzontali, non danno i permessi studio, non danno i permessi per la 104, non si procede alla stabilizzazione ai lavoratori che hanno maturato i requisiti della Madia in un ASL che sta in carenza di personale terribile. Da premettere che noi ci siamo visti con l'azienda il 10 di gennaio e avevamo chiuso tutto. Che significa attribuzione della fascia? Significa praticamente dare un compenso, ma nel rispetto del contratto nazionale di lavoro, a chi effettivamente sta lavorando in questo momento. La protesta ha vissuto anche momenti di tensione quando, alla notizia che non sarebbero stati ricevuti dai vertici aziendali, i lavoratori e i sindacati hanno deciso di forzare l'ingresso e di penetrare all'interno dell'azienda sanitaria locale protestando.